Ben ritrovati di nuovo su Review You. Vado a recensire per voi un altro prodotto che secondo me è fondamentale per chi va in monopattino. Io l'ho acquistato per il mio monopattino elettrico. Vi lascio anche la video recensione, se non è già uscita, qui in descrizione, con altri prodotti che ho acquistato per il mio monopattino elettrico. Vi invito ad iscrivervi comunque al canale perché usciranno nuovissime recensioni anche a riguardo e non solo. Vi voglio con questa video recensione mostrare questo prodotto, queste luci, ma dare anche una mia opinione personale che ho appunto mi sono fatto in questo periodo di tempo in cui ho utilizzato queste luci, diciamo LED a LED, perché di questo si parla. Quindi vi dirò anche secondo me come andare ad applicare le luci se avete intenzione di utilizzarle per andare in monopattino. Poi per la bici è anche un altro discorso. Andiamo a vedere insieme il prodotto. Innanzitutto si tratta di luci che arrivano separate, quindi comprate il primo kit e vi arriva la lucina, in questo caso nera, con il telecomandino che va a controllarla, e poi c'è l'altra luce con un altro telecomandino che va a controllarla. Questo è il l'accetto che se inquadra, ok, si attacca dietro, no? E ha dei fori, è una guaina di gomma e serve teoricamente per attaccarlo, che ne so, al retro della bici. Comunque io l'ho modificata appositamente per il mio utilizzo, cioè utilizzarle sul mio monopattino elettrico. Come vedete, questo è un elastico normalissimo che si acquista in un supermercato, quindi sono andato a tagliare dei pezzi di gomma e ho anche messo delle fascette per tenerli belli solidi. Allora vi spiego un po' quello che ho fatto, cioè le modifiche che ho fatto, ma prima di parlarvi di questo, come vedete anche qua ho tagliato, vi volevo appunto mostrare quello che è secondo me l'utilizzo che si deve fare di queste luci, qual è l'utilizzo secondo me più sensato. Questa è comunque la parte di plastica che va ad attaccarsi al telecomandino e che io poi vado ad inserire. Come avete visto in queste immagini, sono andato a unire le due gommine e unendole con le delle fascette, quindi questa parte poi io la vado a inserire sul manubrio del mio monopattino, quindi per avere il telecomandino lì a portata di mano quando guido. Facciamo quindi un passo indietro e vi spiego perché ho deciso di modificarle in questo modo e dove le inserisco. All'inizio avevo pensato di inserire le luci LED sul casco, il caschetto che io porto sempre con me, ve lo faccio vedere, ormai è un po' acciaccato visto che l'ho utilizzato, e secondo me è l'acquisto che per chi va in monopattino si deve avere, perché basta veramente un attimo, una retromarcia di una macchina che non vi vede, come mi è successo, o una persona che apre la portiera al semaforo e se cadete, anche se andate a 20 km orari, a 10 km orari, può essere fatale se si sbatte la testa. Quindi caschetto io l'ho acquistato, è una spesa anche minima e devo dire che serve assolutamente. Allora, inizialmente avevo pensato di attaccare il LED qui sul retro, come vedete. Il problema è che facendo una riflessione, ma anche guardando su internet, attaccare il LED sul casco, quindi avevo pensato di passare la fascetta e tutto e ci andava anche benissimo, attaccare il LED sul casco è visibile per chi c'è dietro perché è in alto, quindi la lucina si vede, ma il problema è che si va a cadere diciamo l'urto si va a scaricare poi non su tutto il casco, quindi il casco non assorbe l'urto integralmente come dovrebbe essere, ma va a pestare, a dipendenza della caduta che si fa ad esempio sul retro, su questa parte qua, quindi si potrebbe spaccare e potrebbe essere letale l'esito, quindi il casco in un certo modo potrebbe non svolgere più l'utilizzo, quindi essere inefficace, anche perché se ne parla anche per quanto riguarda gli attacchi della GoPro, non è proprio il massimo attaccare qualcosa sul casco, quindi a livello di sicurezza io ho escluso quindi di mettere poi il LED qua. Questo quindi è un accorgimento, un mio consiglio che vi posso dare: evitate di mettere qualsiasi cosa sul casco.
Seconda opzione, avevo pensato di mettere il LED magari in prossimità con degli attacchi sotto il mio monopattino, sulla parte vicino alla gomma. Il problema qual è? Il problema è che effettivamente sulla parte in basso le macchine, se sono diciamo vicine, non vedono dove mettete la freccia per svoltare, quindi è un po' diciamo inefficace come soluzione. Un conto è la luce, il LED che ho acquistato, il secondo che metto davanti, perché è quello che vado a fare, che è visibile da chi viene dall'altro senso di marcia, quindi questo lo metto qua il manubrio sotto. Le persone che vengono dal davanti con la macchina riescono a vedere dove voglio girare, quindi questo ha senso sicuramente, ma un altro conto è mettere il LED in basso, che le macchine dietro non vedono effettivamente dove si va a svoltare. Penso che fondamentalmente il LED serva dietro, per le macchine che stanno dietro il più delle volte, però io ne ho acquistati due anche, per come vi dicevo, per le macchine che vengono anche davanti, quindi uno davanti e uno dietro. Ma quindi dove vado a posizionarlo questo LED? Le soluzioni erano due, ovvero o mi trovavo una soluzione alternativa o se no avrei potuto optare per quei gilet da indossare che si va a schiacciare il telecomandino e si illuminano. Però siccome io non avevo intenzione di mettere questi gilet, anche perché magari a volte c'è lo zaino, lo devi mettere sopra lo zaino e non sai bene come fare eccetera, e tutte le volte togli metti, ho pensato di adottare questa semplice strategia. Siccome io vado col monopattino, mi muovo per andare a lavorare eccetera col monopattino, ho pensato di attaccare direttamente il LED semplicemente allo zaino. Quindi questo è il mio zainetto, mettiamo da parte un po' le cose. Questo abbiamo detto che lo metto sotto il manubrio del mio monopattino elettrico, così le macchine che vengono dal davanti in un incrocio possano vedere dove vado a svoltare, e quindi lo mettiamo da parte. Questo lo vado a mettere semplicemente, questo è lo zainetto, agganciandolo qua, quindi con un moschettone semplice che dovrei avere qua, eccolo, si va a agganciare il mio LED, vado ad agganciare il mio LED e poi lo vado ad attaccare qua, in modo che il LED possa essere visibile ad un'altezza, quindi che non sia quella appunto della ruota posteriore del monopattino, quindi visibile alla gente. Quindi, come dicevo, questa secondo me è la soluzione per me più adeguata, perché lo lascio qua e poi devo dire che davvero sono comodissimi, perché ci mettete la batteria, sono delle batterie, adesso non mi ricordo se AA, 3A o comunque chiedete uno nei commenti che vi darò una risposta precisa, perché adesso non mi ricordo, però comunque durano tantissimo. La batteria invece sul telecomandino è una batteria, quella che si mette anche negli orologi, quindi anche questa utilissima. Adesso vi vado a far vedere come funzionano. Quindi abbiamo questo che è attaccato sullo zaino dietro e questo che immaginiamo sia attaccato appunto sul davanti, così che le macchine mi vedano. Innanzitutto c'è il bottoncino dove si possono spegnere e riaccendere. Io cosa ho fatto? Sono andato a svitare le viti, anche perché ho visto un video su YouTube dove lo mostrava, è davvero interessante. Sono andato a svitare qui le viti e svitando, adesso non vado a smontare tutto perché non ho il cacciavite qui sotto mano, ma andando a rimuovere questa parte ho oscurato con del nastro il LED che c'è qui in mezzo. E vi chiederete: ma come mai l'hai oscurato? Non voglio che le persone davanti scambino questa luce, diciamo, rossa accesa come una luce posteriore, quindi che pensino che stia percorrendo magari un senso di marcia contrario a quello che effettivamente è. Quindi sono andato a oscurarla, mentre qua invece l'ho tenuta, come vedete, libera. Adesso vi vado a mostrare. Allora, luce che rimane accesa,
Quindi quando vado anche di notte, non solo per segnare lo stop, ma anche se la voglio tenere fissa, così che mi vedano, capiscono che questa è la luce posteriore, quindi del mio monopattino, e la vedono sempre accesa, mentre qui davanti la vedono spenta, così che non pensino che io effettivamente stia circolando in senso opposto, comunque non pensino che sia il posteriore quello davanti al mio monopattino, non so se mi spiego. Per quanto riguarda poi semplicemente il girare a destra, vado a schiacciare il bottone di destra. Ovviamente sulla parte del mio zaino la luce sarà così e si lampeggerà la lucina in questo modo, mentre sulla parte del mio manubrio, quindi sotto il manubrio dove ho posizionata la luce, io la andrò a posizionare in questo modo. Quindi, come vedete, quando vado a girare sulla destra si illuminerà la lucina di destra. Come vedete, e lo vado a posizionare così. Per il resto, con la sinistra funziona allo stesso modo. E vediamo se riesco a mostrarvi il segnale di stop. Ecco, questo è lo stop improvviso. Il bello è che si possono praticamente sincronizzare entrambi, quindi non c'è la scomodità di dover avere due telecomandi. Anche se ci sono due telecomandi per ogni confezione, con un telecomando lì gestite entrambi, quindi accendete dietro e potete gestirvele. Freccia, come vedete qua non si illumina perché l'ho coperto con lo scotch. Altra freccia. Vado a mostrare come attacco giustamente il telecomandino, quindi allungando, prendendo questi due pezzi di gomma che erano inclusi, mettendo due fascette, io vado a posizionarlo su questa parte, visto che qua c'ho l'attacco del telefono e del navigatore. Anche questo sono andato a recensirlo, ottimo prodotto. Adesso con una mano che tira la telecamera non riesco, però il senso è appunto di andare ad attaccare il gancio in questo modo. Vediamo se riesco al volo. Ok, sono riuscito con una mano più o meno. Allora, come vedete c'è la fascetta attaccata, è stabilissimo, non si muove. Io vado ad accelerare e poi quando devo girare vado a muovere il dito. C'erano anche questi qua che si attaccavano ai bordi come diciamo lucine, ma secondo me non sono così efficaci, anche perché davvero le persone che comunque stanno alla guida dietro di voi magari non li vedono neanche col fatto che il manubrio è corto e li coprite anche con le braccia. Quindi secondo me la migliore soluzione tra tutte quelle che ho optato era quella che vi ho mostrato in questo video. Mentre l'altro lo vado ad attaccare semplicemente qua. Adesso si va a staccare questa parte di elastico che ho creato e lo vado a posizionare qua. Quindi la gente dal davanti, quando vado a schiacciare, vede esattamente la luce che metto a destra o a sinistra. E poi quando indosso lo zaino c'è questo qua che, come vi dicevo, mostra il resto. Per questo è tutto, se vi è piaciuta la review lasciate un like, lasciatemi un commento se avete qualsiasi domanda e ci vediamo alla prossima review.